No. A me piace cucinare, cioè a me piace molto la cucina, lo dico, questo debole, conosco per esempio il topinambur, che non so se sapete cos'è, un tubero che sa di carciofo, lo dico a volte perché mi farà scopare prima o poi questa cosa. Non è mai successo però, ma la cultura aiuta a volte. E guardo un sacco di video di cucina, un sacco, passato, cioè, passo le giornate a vedere video di cucina e ho due chef preferiti del web. Il primo è Max Mariola, non so se conoscete. Max Mariola è uno chef romano che è sempre molto allegro. Sembra che si sia fumato almeno due o tre cannoni prima della ricetta. E la cosa bella è che sembra pure che cucini della marijuana in realtà. Cioè, quando dice, pigliamo la marijuana, quella buona, pigliamo la cartina, scrocchiarella, lo senti, camera U, a camera U, è sempre felicissimo. Ma c'è un altro chef che amo, che forse troverà maggior apprezzamento pure da parte vostra, che è Giorgione Orto e Cucina. Giorgione Orto e Cucina, ma come fai a non amarlo? Quando lo vedi che cucina, è uno zio, dai, è uno zio. È uno zio che arriva, non può cucinare se non mette almeno tre grassi animali insieme. Però vi dico la verità, io quando lo guardo, quando lo guardo sempre negli occhi, perché secondo me, io non vorrei mai aprire quelle cartelle che ha nascosto nel computer, perché ha tutta l'aria di un pedofilo, diciamo. La salopette. Capo tipico dei pedofili. Secondo me ha dei bambini nascosti negli scantinati, nelle gabbie, e quando scende dice, adesso una bella nocetta di burro! E chissà cosa ci fa. Ora, ho sperimentato pure un sacco di ricette di Giorgione, che le più, diciamo, fit, che hanno almeno tre dita d'olio, però. E durante la pandemia, come tutti quanti eravamo diventati, credo, panificatori, al 100%, eravamo specializzati nel lievito madre, perché no, sui pizzi, come facciamo bene noi? Oh? Ne ho approfittato perché ho avuto il Covid e io, avevo perso il gusto. Gusto per le piccole cose, per la vita, insomma. E mi ero detto questa cosa, dico, Carmine, guarda, se mai dovessi perdere il gusto, assaggia le cose che ti fanno schifo nella vita, almeno è un modo per assaggiarle. Senti la consistenza, se poi ti piace vai avanti. E sono partito dal cioccolato fondente al 95% di cacao. Ho avuto sempre diciamo, una sorta di fobia. Mi piace moltissimo il cioccolato fondente, però al 70 si deve fermare perché al 95 è fumo quello là, quello non riesce a mangiarlo, lo metti, lo allunghi col tabacco, è un afghano perfetto. Ho assaggiato il porridge che è un prodotto che va tanto di moda per la colazione, se tu lo lasci, diciamo, decantare per un paio di giorni, raggiunge una buona consistenza. Se avete diciamo delle piastrelle scrostate, glielo mettete così, a guazzetto, vi tiene pure un mese tranquillamente. E poi ho assaggiato lo sperma, che era una cosa che volevo fare, a chilometro zero, non è che l'ho ordinato. È una roba. Sì, grazie. Grazie per questo applauso. È una cosa che volevo fare, no? Perché tutti noi uomini ci guardiamo a 15 anni e diciamo, ma che così? No, 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 no. Ho detto, ma che cazzo me ne frega? Poi dopo 30 anni l'uomo inizia a perdere la testa, fa cose strane, no? Tipo si iscrive a capoeira, non ha mai fatto un giorno di sport, piscia nel lavandino, e dice, anche come. Noi uomini non lo sapete questa cosa, pisciamo nel lavandino? Ogni tanto, almeno 3 volte l'anno? Non c'è un motivo specifico. Testiamo la funzionalità. Ah, sì, ok, perfetto. Come se fosse pure più comodo, pisciare. Non è vero. Noi ci appoggiamo, ci sentiamo pure bene. Ah, a posto. Uno diciamo, sporca pure meno. Poi mi lavo i denti. Un solo piatto consumiamo, oh, alla fine. Allora,
mi ero detto voglio assaggiare lo sperma mio, insomma, voglio vedere. Chiamo prima una mia amica, dico senti dammi dei consigli, ha dato dei consigli come se fossi una stemmia, mi fa guarda solamente due goccioline per bagnarti le labbra, poi vedi se ti piace. Posso dire? Non mi piace, no, non mi piace la consistenza, è la cosa più vicina al Gaviscon, lo sapete, no? È sperma e orzatalamente insieme, almeno quando ho avuto il reflusso gastroesofageo ho detto è questo per forza. Avevo bevuto pure il succo d'ananas, ma non è che diventa pigna colata, ma per un cazzo proprio. Però sai, ci sono questi video di TikTok che dicono i nutrizionisti, no? Ah, lo sperma contiene magnesio, zinco, sali minerali, il polase per alcuni. Sono sicuro che mai nessun calciatore farà una campagna di sensibilizzazione. Io, Cristiano Ronaldo che fa la pubblicità, anch'io dopo una partita per reintegrarmi bevo sbora, ma no. E io questa cosa non la capivo, no? Chi si rifiuta ovviamente di assaggiarlo, no? Quando qualcuno dice no, io non ingoio, ma mi arrabbiavo a volte, no? Perché? Ah! E invece adesso capisco, ma perché? Perché non c'è un corrispettivo purtroppo dello sperma al femminile, no? Non abbiamo un corrispettivo, no? Cioè, non emette, non eiacula come l'uomo. La cosa più vicina che c'è allo sperma femminile è lo squirting, no? Una cosa che ha il nome di un Pokémon, no? Sapete, no? Che squirting è... avete mai cercato su Google, no? Sì. Come far squirtare una donna? Viene fuori un tutorial di Salvatore Ranzulla che dice devi premere R2L1 veloce sul controller e poi godi di questo spettacolo delle fontane. Poi dovete andare di nuovo su Google e mettere come levare tracce di squirting dal divano di pelle. Viene fuori un altro tutorial di Salvatore Ranzulla che dice ma io non sono mai arrivato a tanto, però usa il bicarbonato e acqua, di solito funziona, che ti devo dire.